Carlo Luigi, io sono il tecnico della Svizzera. Vai lì. Ma non lo riprendermi, a lui non piace. Grazie, grazie mille. Ma non ci racconti niente? Cosa ti devo raccontare? Che la mia ragazza sabato ha vinto i giochi della francofonia, Laura Polli 1.37.23. Secchi, Bengardo, Pagani, Gipponi, Ciamatti, dai, Adragna, Deito, Viganò, Romagnoli, Todisco, Coppinovi, Sorella, Fumaturo, così lo applicato, è bollito. Alessandro Chiesi rinnova 51-44, Andrea Bertotti sottotorre 51-69, Ismael Traoré Bergamo 51-70, Daniele Vestrenaro sul Genova 52-63 e Giulio Dotti Bergamo 52, Carlo Paperis sottotorre 51-47, Samuele Lazzaro, Giorgio Trentigrana, 51-62, Alberto Moderato, Cuscavia, 52-23, Gabriele Zai, Cuscavia, 52-62, Giovanni Marucci, 53-42, Pietro Locatelli, Cuscavia, 54-31, Claudio Sapelli, Cuscavia, 54-24, Alessandro Berico, Bergamo, 55-14. A seguire i risultati anche della terza serie, Marco Settimi, Libertà Servieto, 54-77, ciao Claudio, Giorgio Quiglia, Vittorio 55-24, Paolo Bertaccini, Cusco Patria, 55-90, Luca Carperello, Cattina Riccardi, 56-94, Alessandro Alcini, 57-24, e per la fortuna Matteo Carbone, 57-53, Sotto della Ciampulla, Federico Petrea, 59-05, Daniele Tagliaferri, 59-89, Mattia Salisco, Tugo Nabiliti, 1-0-1-95, e Antonio Curto, 1-3-1, 1-11-45. Intanto torniamo nella zona podio per la premiazione, il primo padre 400, Federi, Daniel Zine Guelli, insieme all'allenatore Caro Naso.
gli 8 minuti di gara per questi 5.000 metri. Ancora passare anche Margherita Crosta del CUS Pro 4 Milano. Quanto riguarda chiaramente la gara femminile, lei è cresciuta mezzo fondista sempre per il CUS Pro Patria, poi convertita alla marcia. E vediamo adesso passare anche i big, vediamo Matteo Giupponi che va a prendere il comando di questa gara, seguito dall'atleta portacolori delle Fiamme Oro a Padova, Andrea Adragna, e anche insieme a loro due abbiamo Leonardo Deltos del US Aterno Pescara. Mentre mancano 5 giri alla fine per questi marciatori e marciatrici, ricordiamo ancora di non andare a casa, di aspettare ancora le ultime due gare che poi saranno anche lì gare di alto livello tecnico, avremo gente anche capace di correre sotto i 3.40 sui 1.500, quindi gente che non scherza, e anche perché avremo poi a seguire delle premiazioni anche particolari, quindi invitiamo davvero a rimanere qua, condividere con noi l'atletica, un bel po' di musica in questo primo meeting di Athletic Elite, un'associazione culturale pensata proprio per fornire servizi per l'atletica leggera, è stata fondata nel 2013 da quattro giovani, tra cui anche Roberto Severi, che è riuscito a portarsi via anche una bella medaglia d'argento nella gara dei 400 piani. Via! Vai, 4 e 4!
posto. Edoardo che si era davvero cimentato a ributtarsi nell'atletica leggera con l'Atletica Bresso dopo 30 anni dalla sua ultima gara con le Fiamme Gialle. Via 14:46, ma adesso diciamo siamo convinti che Ambra saprà continuare il progetto che insieme a Mauro Pattonieri e altri dell'Atletica Bresso sapranno continuare a portare avanti l'atletica in quel di Bresso. 5:13. Ed eccoli qua i due battistrada che guadagnano qualche metro prezioso sull'atleta di Pescara. Forza Leonardo, atleta veneto che corre per la Terno Pescara, e ne approfitto quindi anche per ringraziare Mario Laudato che è l'organizzatore di questa gara di marcia, come chiaramente voglio poi ringraziare anche tutti i ragazzi dell'Atletica Elite, in primis Roberto Severi, Alessio Conti. Non smettiamo comunque di ringraziare. Abbiamo ancora 3 giri per questi marciatori e marciatrici. Ricordiamo che a seguire poi ci saranno 2 serie dei 1500 metri maschili. La prima serie sarà quella meno accreditata. Poi finiremo dunque questa giornata del primo meeting Atletica Elite con i 1500 metri uomini. Quindi come già accennato, a seguire di questa gara una serie unica per i 1500 metri femminili, a seguire la serie meno accreditata dei 1500 uomini e concluderemo quindi questa giornata con la serie, per così dire, migliore dei 1500 metri uomini. E vediamo passare anche con il 188 atleta di Colombo Costruzioni, ancora Margherita Crosta. Non mi cavarà pure gas però. C'è ancora un bel testa a testa tra Matteo Giupponi e Andrea Adragna. Mi hanno guadagnato un paio di metri nei confronti di Leonardo dei Tost. Questi primi 3 che giungono dunque sul traguardo e giungeranno dunque alla campana. Forza ragazzi, ancora 400 metri per voi. Forza Leonardo. 18:38 il tempo ufficioso, mancanza di un giro, quindi stanno correndo veramente molto forte questi atleti. Pro Patria sta dominando la gara femminile con il passaggio da ampio primato personale. E intanto vediamo che Giupponi che si sta portando sul rettilineo finale, ha guadagnato metri preziosi nell'ultimo giro, ha fatto un vuoto dietro di sé. Proviamo ad accoglierlo con un grosso applauso questo atleta, forza che ci scaldiamo un po' le mani. Bravo Matteo, sta lottando solo contro il tempo. E va a chiudere con un ottimo 20:03. E vediamo se arrivare anche l'atleta delle Fiamme Oro seguito da Leonardo Del Tos per la Terno Pescara. Questi 3 atleti.
Ed eccola la leader della gara femminile, campana anche per lei, forza Margherita. Margherita, come già detto, cresciuta nel divario del Cusco, visto davvero il vuoto che ormai ha dietro di sé. Ancora 300 metri dunque per la leader della gara femminile. Brava Margherita, forza, gli ultimi metri per te. Va a concludere la sua gara. Bravissima. Grande Margherita, brava. Bravo Margherita. 23-24, grande. Bravo. Intanto tutte le donne della gara dei 1500 metri. Incredibile, sembra giorno. Ma come esiste le... Tiene fuoco la faccia, eh? È stata perduta la serie unica dei 1500 metri donne e appena si concluderà dunque questa gara potremo procedere con la premiazione della gara di marcia. Gara dei 1500 metri donne che vede al via Federica Colbuono, Forestale, Isabella Cornelli, Federica Bergamo, Laura Bottini, Cussisa, Dario Berti, Braccio, Pamela Berocci, Vado De Mani, Elisa Guava, Istra di Genova, Sabrina Castone, Braccio, Paola Rosini, Edizione, Edizione, Beatrice Milanesi, Cusco Paglia, Mariana Baldini, della Federica Varese, Chiara Ricciotti, Braccio e Edita Martini del Cusco Paglia. Vediamo proprio fare i testi, portarsi una testa Rocchitelli, Cantù, Tagliano, Frasca, Ferrara, Facciolo, Muratorio, Benvenuto, Cuomi e Cartella. In seconda serie correranno Correnti, Falconetti, Mazzucchelli, Stradiotto, Contram, Malerba, Gibellini, Eldourini, Zair, Braga, Zaggia e Ginosa. I primi tre atleti della gara di marcia, 5 km per la premiazione.
Federica che prende un margine netto di vantaggio, ancora 200 metri per lei. Andiamo a seguire anche Isabella Tornelli e Laura Bottini. Ed eccola sul rettilineo finale, del buono per il gruppo sportivo forestale, prende la palla con un grosso appello di Federica, la giocata è forte, la chiude con il tempo ufficioso di 4:25:29, vediamo che risale Tornelli, da testa a testa per la seconda e la terza piazza, due atlete della Atletica Bergamo. Intanto chiamerei i primi tre atleti della gara di marcia, Giupponi, Adragna e Deitos, in zona podio per la premiazione. Ultima chiamata per Leonardo Deitos della US Aterno Pescara per la premiazione, grazie. Pronto dunque per procedere con questa premiazione, magari qualcuno li conosce, qui abbiamo diversi atleti importanti ed è un momento particolare perché questa gara è stata dedicata in ricordo di Edoardo Lupi, un dirigente che purtroppo ci è scomparso a fine agosto, era un marciatore delle Fiamme Gialle. E chiamo qui con noi anche Ambra, la moglie, per procedere insieme a noi a questa premiazione. Forza! Vieni Ambra, uno scatto veloce. Allora, insieme a te premia anche Eleonora Giorgi, è solo un'atleta che è stata quante volte in nazionale? Tantissime, te lo dico io. E andiamo dunque a premiare il terzo classificato per i colori della Terno Pescara, Leonardo Deitos. Dai, Lucino, dai! Dai, Maria, dai!
Al secondo posto per le Fiamme Oro Padova, Andrea Adragna. Bravissimo, vai, grande! Memoria di Edoardo. Bravissimo! Per i colori dei Carabinieri, Matteo Giupponi. Medaglia e anche una targa ricordo. Dai, Matteo! Bravo, vai! Dai, Teo! C'è impresso, scritto il nome di Edoardo, che sarà sicuramente a casa di uno dei marciatori più forti che abbiamo in Italia. Ti concediamo. Tu rimani qua invece con noi, che effettuiamo anche quella femminile, visto che sei qua. Insomma, oggi sei poco sportiva, ti vedo più sui tacchi. Per quanto riguarda la gara di marcia, Margherita Crotta, Nicole Colombi e Viviana Valsecchi, queste tre atlete in zona podio per la premiazione. Mentre passano la campana, questa seconda serie dei 1500, procediamo dunque con la premiazione con la nostra Eleonora Giorgi. Applausi, a me piacciono sempre, sono convinto anche a loro, un po' come il prezzemolo. Al secondo posto per la OS Scanzo Rosciate, Nicole Colombi. E vince una ex mezzofondista, adesso sei trovata a fare la marcia, a farlo più che bene, per i colori del CUS Pro Patria Milano, Margherita Crosta! Dai, Mazzu! Dai, ragazzi, lo sapete che siete state premiate da, un atleta d'elite? Ale, Luca! D'altronde il meeting d'elite, abbiamo atleti d'elite. Vale Luca, dai, 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 dai! Il peggior atleta, pensate, di 3,51, quindi sarà una gara davvero, davvero importante, saranno davvero molto veloci. Andremo dunque a seguire questi atleti. Partita dunque la gara, 3,5 giri per loro. Vediamo subito Goran Nava che scalpita nelle prime posizioni. Ma
vediamo anche nelle prime posizioni Franco a Mazzetta. Anche Davis e Ricciardi. Davvero ottima forma questa atleta aeronautica. Bravo, bravo Elia, vai, 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 vai! In questa gara. Vai! Cus Pro Padre Milano, vediamo anche Abdellah Aidan della Fanfulla insieme a Goran Nava, tutti e due allenati da Giorgio Rondelli, tecnico che tutti i giorni troviamo qua al campo 25 aprile. Ai 900 metri vediamo dunque quanto passeranno per il tempo ufficiale dei 1000 metri. Siamo sotto i 2.30, 2.28, 2.29 per questi atleti, quindi stanno davvero correndo forte. E vediamo adesso di uscire dobbiamo passare anche sotto formula e via via poi tutti gli altri atleti. Sono in quattro dunque che lotteranno per la vittoria. E vediamo Guarantano e Lalogiani. Ancora 200 metri per loro. Tempo 3.15, quindi avremo un tempo di tutto rispetto, si correrà sotto i 3.45 quasi sicuramente. Vediamo chi avrà lo spunto tra Goran e Lalogiani. Ed eccoli sul traguardo finale, prendiamo a taglia con un grosso applauso. Dunque col tempo ufficioso di 3.44.85 questo 1500 Erika del Buono. Del Buono. Grandissimo Gianni Del Buono. Personale.